Buonasera, benvenuti. Un nuovo appuntamento con questa eh, trasmissione realizzata in collaborazione con la CGL e lo Speed CGL della provincia di Livorno, un appuntamento dedicato come sempre ai temi del lavoro e in questa puntata cercheremo con molti e importanti ospiti di approfondire le questioni che sono in questo momento sul tappeto. Eh, abbiamo deciso a scadenza eh, prefissata di fare un po' il punto della situazione su tanti settori economici e produttivi e quindi cerchiamo di capire quali sono i problemi e anche se ci sono degli elementi se non di positività, comunque di inversione di tendenza oppure questioni che si vanno purtroppo ad aggravarsi. E vi vado subito a presentare gli ospiti, parto da Enrico Pedini, il segretario della FIOM, buonasera. buonasera, grazie di essere nuovamente qua nei nostri studi, con lui faremo un po' il punto della situazione del settore metalmeccanico e non soltanto di quello. Poi Fabrizio Musto della buonasera. FILC, quindi la categoria che si occupa dei chimici ma anche del comparto elettrico e... Tante altre situazioni. E poi Costantino Ferraro della FILT, Buonasera. quindi la questione dei trasporti, la logistica che in un settore come quello anche del lavoro portuale rappresenta sicuramente un capitolo molto significativo. Allora, ehm, Pedini, partiamo subito anche qua dalla stretta attualità, voi siete alla vigilia proprio di una eh, nuova mobilitazione che vi porterà domani a essere a Roma. Il momento eh, qual è esattamente? La situazione è molto pesante. Appunto perché la situazione della crisi ci sta colpendo duramente. Domani la manifestazione a Roma parte proprio dalle situazioni di crisi del Paese. Quindi in piazza sarà rappresentata la realtà di centinaia e centinaia di crisi che rischiano di chiudere. Eh, la Fiume parteciperà come le altre categorie. Eh, è un primo appuntamento perché la Fiume ha già deciso lo sciopero generale il 16 di novembre. Proprio per ulteriormente chiedere politiche industriali e soprattutto la difesa dei posti di lavoro, che in questa fase sono in caduta libera. Noi stiamo soffrendo delle decisioni, anzi delle non decisioni di Marchionne. Abbiamo gli stabilimenti che sono in questo momento fermi, perché, nonostante ciò che Marchionne dice, le auto della Fiat non si vendono. Quindi Pomigliano d'Arco è chiuso, Mirafiore è chiuso, Cassino è chiuso. Diciamo l'unica nota positiva nel nostro territorio è l'azienda Benetti, che sta diventando sempre più leader in campo mondiale sugli yacht e superyacht. Però è chiaro che non ci possiamo consolare di questa situazione. Siamo in una fase dove, io ho già detto, rischiamo solo di qui alla fine. Dell'anno di perdere quasi 300 posti di lavoro. La vicenda della, della MTM è un primo segnale preoccupante. Eh, noi avremo il eh, 6 di novembre l'incontro con la Regione Toscana, che ha deciso di eh, stabilire che il territorio di Livorno sulla componentistica è una situazione di crisi a livello nazionale. Quindi chiederemo alla Regione Toscana di attivare il tavolo nazionale su questa questione. Della, eh, della MTM abbiamo parlato anche ai nostri telegiornali, abbiamo raccontato insomma, del presidio, tra l'altro ehm, vale la pena ancora una volta sottolineare eh, la grande compostezza e civiltà dei lavoratori. Cioè, in, in questo territorio nonostante ci siano tante situazioni veramente anche drammatiche, forti preoccupazioni, il mondo del lavoro, le lavoratrici e i lavoratori stanno dimostrando una straordinaria maturità e questo sicuramente. Eh, va sottolineato e questo è molto molto importante. Speriamo che questo comportamento, anzi siamo certi, possa essere un elemento che possa facilitare anche se non la risoluzione, comunque la possibilità di, la, di raggiungere eh, accordi o comunque vie di uscita. Questo è bene probabilmente metterlo sempre in evidenza. Il comparto eh, della chimica, il comparto elettrico, qua mi rivolgo a Fabrizio Musto, in che situazione si trova? Beh, diciamo che anche noi stiamo navigando in brutte acque. Io credo che mh, questo Paese, eh, senza mh, volerla prendere troppo alla larga, eh, in tutti questi anni ha pensato a tante cose, ma non ha certo pensato a fare un piano industriale di rilancio nel Paese e soprattutto a monte un piano energetico. Questo accaduta crea notevoli disagi, preoccupazioni, instabilità. E tutti questi fattori negativi noi li riscontriamo anche nella nostra provincia. Eh, facendo una brevissima carrellata nel settore elettrico, eh, le due centrali, Enel di Piombino e di Livorno, non sapremo quale sarà il loro futuro, ci sono piani di riorganizzazione, di efficientamento, ma sicuramente ad oggi non ci sono piani di consolidamento e sviluppo. Ci sono altre centrali che sono all'interno della Lucchini che eh, ahimè eh, dipenderà molto il loro futuro da quello che accadrà mi riferisco a Edison ed Eletta quindi diciamo l'unica nota positiva nel settore elettrico è un po' la centrale eh, all'interno dello stabilimento del parco industriale Solvay però anche qui molto legata al futuro della de, de chimica e quindi del parco industriale per cui stiamo anche qui attendendo Attendendo un po' eh, di verificare e di sollecitare i piani industriali. Io eh, volevo soprattutto sottolineare poi mh, un paio di situazioni che mh, a noi preme far presente, eh, di, di una gravità insomma, mh, abbastanza, abbastanza elevata. La prima riguarda i lavoratori della Novola. La Novola è uno stabilimento che produce biodiesel. È un'azienda uh, un con 35 dipendenti. Eh, chi non la conosce? Ecco perché a me preme sottolinearlo. È un po' il fiore all'occhiello del sistema industriale. In questo, perché è veramente riuscita a essere la prima a livello internazionale a fare sperimentazioni, ricerca, produzione. E perché la cita per un elemento? La cito di... perché siamo ormai quasi ad un, ad un anno di cassa integrazione, piani industriali ancora non ce ne sono. C'è cioè un momento di stallo, se vogliamo definirlo così, da parte dell'azienda sulla presentazione del, loro fu del futuro di questo stabilimento. E devo dire, qui mi fermo un attimo, che la stessa dignità e compostezza che eh, citavate voi precedentemente, io l'ho riscontrata e la sto riscontrando proprio in questi gruppo di lavoratori e di famiglie. Sicuramente è una riflessione che... Si può tranquillamente estendere eh, al mondo del lavoro, no? della realtà livornese, non soltanto quella livornese, però è un elemento che speriamo possa pesare, eh, possa essere messo nella giusta eh, chiave di lettura e nella giusta interpretazione. Eh, questo è importante e forse anche. Il fatto che possa essere sottolineato deve spingere a proseguire su questo tipo eh, di lettura. Questo elemento della novella, poi magari ci torniamo di mostra, o forse può essere anche qua un elemento di riflessione sul fatto che spesso si dice ci sono situazioni di crisi, problemi che riguardano magari lavoratori oppure eh, processi o prodotti anche poco specializzati, qua invece insomma, sembra che la situazione esatto, sia proprio... Eh, invece esattamente l'inverso, e quindi anche qui significa che la crisi sta mordendo a eh, 360 gradi. Eh, Costantino Ferraro della FILT. La questione dei trasporti, eh, si parla molto del TPL, il trasporto pubblico locale, c'è anche la logistica ovviamente, quindi su scala anche più di economia eh, più eh, alta e articolata, però sul TPL ci sono eh, tante preoccupazioni, tante tensioni a partire anche dal ricepimento delle, delle risorse, nonostante anche gli impegni presi ultimamente eh, sia dalla Regione ma anche da, dal Governo. Sì, certamente perché a differenza magari del trasporto puro, quello delle merci, che risente di come va la produzione industriale, quindi è accaduta, c'è appunto una conseguenza di un certo tipo nel settore del trasporto pubblico, quindi delle persone, eh, tutto dipende da ciò che lo Stato, il Governo centrale negli ultimi anni ha erogato come risorse. C'è stata una riduzione significativa, anzi molto forte, che ha costretto ha una drastica contrazione poi dei, dei costi, tant'è che in alcune situazioni si è arrivata addirittura alla cassa integrazione, quindi una novità assoluta nel settore che era ben lontano in termini culturali da questo tipo di eh, possibilità e di condizioni. Ora le, le cose sono leggermente cambiate, c'è sempre una carenza di, di risorse nel settore che caratterizza enormemente la condizione del settore stesso, ma ora diciamo le prossime gare d'appalto hanno costretto gioco forza un po una serie di alleanze strategiche proprio per conquistare eh, il mercato quindi la logica del mercato è entrata in questo settore e lo ha condizionato fortemente per cui da qualche anno a questa parte ci sono eh, strategie, strategie di alleanze che si stanno concretizzando in maniera particolare in questi giorni tant'è che si è dato vita, è stato dato vita al CTT Nord che è un'alleanza fra le aziende di Livorno-Pisa-Lucca, la Lazio e il Copiti di Pistoia. E mi diceva che praticamente entrerà formalmente a piano regime anche tra pochi giorni. Sì, certamente. I dipendenti dell'ATL dal lunedì 22 ottobre sono formalmente dipendenti del CTT Nord con la lettera dell'azienda, con la salvaguardia del posto di lavoro e dei diritti acquisiti e ci mancherebbe altro, visto quello che sta succedendo e visto che nel settore, e qui arriva la consapevolezza che dicevate poco fa, è cresciuta enormemente, quindi da una cultura di un certo tipo alla consapevolezza di ciò che ci abbiamo davanti e quindi in questi termini produttività. Eh, razionalità delle risorse hanno, dato, hanno trovato eh, diciamo, un'evidenza molto particolare. A breve ci sarà la gara d'appalto, ci auguriamo che l'alleanza toscana, perché se andrà un unico soggetto che si proporrà per partecipare alla gara d'appalto, vinca in modo tale da portarsi dietro una cultura, un atteggiamento, un radicamento sul territorio che ha un peso non indifferente. Torno a Enrico Pedini per una riflessione più generale. Già da queste prime battute abbiamo toccato eh, forse anche alcuni dei problemi che interessano l'intero comparto eh, produttivo nazionale, no? quindi la questione ad esempio della componentistica, quindi del settore auto, eh, l'assenza di una programmazione per il piano energetico, eh, la questione dei trasporti. La provincia di Livorno è attraversata pienamente insomma, da tutte queste problematiche, quindi quando anche sentiamo riflessioni a carattere nazionale su queste tematiche non dobbiamo pensare, se qualcuno lo fa, insomma, che siano temi che riguardano altri, riguardano invece proprio eh, la carne viva di un tessuto non soltanto economico e produttivo, ma addirittura sociale, cioè le nostre comunità. Insomma. Certo. Cioè noi abbiamo proprio l'essenza delle problematiche che esistono su questo territorio, no? Si va dalla logistica all'energia, sono tutte questioni che poi incidono nelle produzioni. Il problema è che la questione della, della competitività e della produttività si affronta solo da un punto di vista. Cioè si guarda a quelli che sono gli elementi della produzione e basta. Ma gli elementi della competitività stanno fuori ormai dalle fabbriche. Cioè, io devo essere competitivo, ma se ho un'energia che è adeguata, quindi il costo corrisponde a quelli che sono i costi internazionali, se ho una, una logistica, quindi una viabilità, un trasporto che mi mette in condizioni di portare le merci a costi invece il governo affronta le questioni ribaltando completamente le, le cose. Perché vedi, c'è grande compostezza tra lavoratori, ma c'è una paura, una rabbia che è terribile e cova dentro. La paura è di perdere il posto di lavoro, perché se lo perdi difficilmente lo trovi. La rabbia è perché continuamente i lavoratori vengono colpiti sul piano delle, della loro condizione: la riforma delle pensioni, la riforma del mercato del lavoro, l'ultima l'ultimo provvedimento che taglia il TFR, cioè il quel pezzo di reddito che il lavoratore si mette da parte nell'arco della sua vita viene ulteriormente tassato. Quando continuiamo a assistere in questo paese che non si fa l'accordo con la Svizzera per tassare i patrimoni italiani contenuti nelle banche svizzere come hanno fatto gli altri paesi, non si fa una patrimoniale, quindi i grandi patrimoni sfuggono. A ogni logica di tassazione e pagano sempre i soliti noti. C'è una rabbia forte che noi stiamo cercando anche di governare, però fino a che punto non lo sappiamo. La questione, qua torno a Costantino Ferraro, la questione per esempio della logistica è una questione anche questa assolutamente strategica, no? eh, soprattutto guardiamo. La fascia, in questo caso la fascia costiera della Toscana, ma sappiamo quanto la logistica serva poi per trasportare le merci, i prodotti non soltanto in una zona ristretta ma che permetta poi di raggiungere mercati eh, che sono ben più distanti, ad esempio dei porti di attracco delle navi. Eh, anche qua voi dite c'è bisogno di pensare o ripensare anche a una strategia, una strategia più globale. Insomma. Sicuramente sì, perché l'attuale sistema probabilmente non è più al passo con i tempi e quindi va sicuramente ripensato va sicuramente accentuato anche un'attenzione particolare anche sul sistema delle regole che vige su questo settore perché specialmente nel settore dell'autotrasporto c'è un dumping pericoloso che si sta eh, cercando di contenere, di contrastare in maniera adeguata la nostra struttura nazionale anche in sede europea sta lavorando in tal senso per regolare le, appunto il sistema del cabotaggio per contenere questo effetto devastante perché purtroppo questo fra l'altro è un settore molto particolare che rappresenta una cosa strategicamente importante, dinamica, che appunto lega molte situazioni, le grandi industrie grande distribuzione in generale e quindi è molto radicata, molto presente sulla vita di tutti i giorni, su poi sulle strade in modo particolare la cosa è evidente e ha necessità proprio di essere implementata al meglio in tal senso. Da questo punto di vista eh, la FIT CGL ha dato un contributo assai notevole eh, nel recente rinnovo contrattuale proprio in tal senso, specialmente per quanto riguarda il settore delle apparti che è una, una, un aspetto molto molto importante e delicato perché si infiltra, ci sono anche infiltrazioni malavitose specialmente in certe regioni dell'Italia la necessità appunto di essere regolamentato in tal senso questo è un punto uh, di valore Sì, la questione delle regole e ora si sta facendo sempre più largo anche nel dibattito tra <coughs> gli economisti <coughs> la questione del limite e torna sempre eh, di maggiore attualità, eh, ma comunque eh, necessita forse di una maggiore consapevolezza. E quando anche nei tempi passati, negli anni scorsi, anche nel momento pre-crisi, eh, in tanti settori, insomma, veniva reclamato e veniva indicata anche la necessità che venissero rispettate le regole probabilmente eh, disattendendo a questa richiesta e poi si è avuta un'ulteriore deregulation e soprattutto è eh, stato evidente il fatto che probabilmente in tanti settori il mercato non può autoregolarsi, quindi c'è bisogno poi di un elemento, di un limite e di un rispetto delle regole, altrimenti... Tante, tante situazioni probabilmente eh, potrebbero ulteriormente anche peggiorare, lo sono già in parte anche peggiorate e ci sono tanti settori che questa assenza del rispetto alle regole eh, sta portando in tanti settori problemi ancora maggiori e quindi questo è un elemento sulla quale, sul quale la CGL richiama un'attenzione e sono tante anche le realtà che credono che sia arrivato ovviamente proprio in questo momento il fatto di... Ristabilire le regole, porre dei limiti anche a determinate eh, situazioni. La questione eh, invece che accennava Musto della Novol eh, ci dà la possibilità di entrare anche qua eh, in un argomento, se vogliamo, anche anch'esso di attualità, no? sulla questione della produzione di biodiesel, ma anche sulle prospettive di eh, nuove possibilità di eh, azioni o comunque anche di insediamenti industriali che possano andare a coprire nella realtà della portualità livornese proprio quel settore. Eh, voi cosa ne pensate come CGL e anche come FILC? Allora, guardi, voglio essere molto, molto chiaro e esplicito. Noi mh, diciamo che ogni investimento, ogni opportunità di sviluppo e di crescita la dobbiamo sempre eh, cogliere, purché sia compatibile con il territorio e con la programmazione del territorio e, e purché sia compatibile con le regole eh, contrattuali e quant'altro e tutto ciò che regolamenta il mercato del lavoro. Quindi noi dobbiamo, eh, si parlava prima anche del fatto che abbiamo già un'impresa eh, un da anni sul territorio che sta attraversando un periodo di grande crisi. Eh, non escluderei neanche di poter mettere insieme sinergie tra le due eh, aziende perché qui ci sono posti di lavoro, c'è cioè famiglie che drammaticamente eh, tra pochi mesi perderanno il lav i lavoratori che perderanno il lavoro, le loro famiglie che eh, saranno diciamo, nel dramma, quindi io credo che sia un'opportunità di sviluppo. Eh, credo che responsabilmente, se ognuno fa la sua parte, noi faremo la nostra, i lavoratori faranno la loro, eh, chi governa il territorio farà la loro e credo che alla fine, se tutti lavoreremo in questa direzione con eh, senso di responsabilità e con una grande attenzione al futuro, eh, penso che potremmo veramente eh, realizzare diciamo, e favorire un nuovo insediamento in que di questo settore che è. Fortemente innovativo. Poi. Quindi, non c'è un no a priori, c'è però la necessità di veder garantite diciamo, le situazioni preesistenti, ma soprattutto anche il disegnare un percorso. Non, eh, non escludiamo niente. Diciamo che noi vorremmo e vogliamo che il Noval eh, continui a essere sul territorio, ma vogliamo anche che in, in, qualora accadesse qualcosa di, di, di negativo, si potessero anche creare le sinergie tra varie società per dare continuità a questa attività e quindi consolidamento e sviluppo occupazionale. Pedini, dalla manifestazione di domani, secondo lei, eh, quali, quali messaggi, quali parole d'ordine, insomma, spesso quando si... Parla anche delle manifestazioni sindacali, si utilizza anche questa espressione. Insomma, ehm, cosa vedremo secondo lei eh, dopo domani o, o anche domani stesso sui telegiornali? Insomma, secondo lei? Quale sarà il messaggio forte della CGL di domani? Una nuova politica industriale, un nuovo sviluppo economico, soprattutto giustizia, giustizia sociale, ridistribuzione del reddito. Capacità della politica di decidere, di saper fare delle scelte strategiche che sono necessarie e opportune, con l'obiettivo di dare lavoro. Eh, noi per ancora tanti anni dovremo dare una risposta su questo versante, perché non c'è solo i lavoratori delle aziende che soffrono e rischiano di perdere il posto di lavoro, ci sono migliaia di giovani che oggi sono tagliati fuori non lavorano, non studiano, non hanno un futuro, una prospettiva. Giovani, non più giovani, che ormai 10 anni, 15 anni fanno lavori saltuari, precari, non si possono costruire una famiglia, gravano su, sui genitori che magari sono pensionati. Cioè, se questo paese davvero non rimette al centro il lavoro, non ha futuro e non ha prospettive. Il segnale che noi diamo ancora una volta è che il lavoro deve essere al centro dei pensieri, dell'azione, della politica e di tutto il Paese. Quindi questo è il messaggio forte. Guardando alle vostre categorie è una battuta proprio eh, di una ventina di secondi, 20-30 secondi a testa. Eh, qual è eh, la preoccupazione o comunque da qui alla fine dell'anno qual è l'elemento che secondo voi dovrà essere aggredito con maggiore anche forza e determinazione? Ma gli elementi che ha già caratterizzato Perini sono quelli: la centralità del lavoro, mettere in evidenza sempre più la necessità di valutare la dignità dei lavoratori, mettendo poi fra i messaggi già citati una cosa bene in evidenza che è con la manifestazione di domani, cioè che il sindacato c'è, che un'organizzazione che rappresenta le persone è lì presente, non molla mai, è sempre un punto di riferimento. Che, non, eh, che è sempre presente. In un momento particolare in cui la politica ha dato degli esempi piuttosto negativi, usiamo un eufemismo, <ride> appunto, però ecco, è questo che, che eh, vorrei rincarare come dose: c'è cioè un'organizzazione, un soggetto che è teso a rappresentare le persone, cioè è presente e non lascia solo nessuno. È messo Ma io spira. vorrei aggiungere semplicemente due, due considerazioni veloci. La prima, eh, purtroppo ancora la volta la CGL da sola in piazza ma lo facciamo a testa alta. La seconda essendo una situazione estremamente drammatica, un occhio di riguardo agli ammortizzatori sociali perché non possiamo almeno nemmeno lasciare i nostri eh, lavoratori senza neanche quel minimo di sostentamento. Pedini ci sarà anche una rappresentanza di Livorno. Sì, certo, noi partiamo con tre pullman, uno da Livorno, uno da Cecina Rosignano e uno da Piombino. Saranno significative le presenze. Credo soprattutto, penso a Piombino dove la situazione sta diventando davvero, davvero seria perché rischiamo di perdere 6.000 posti di lavoro. E non sono lavoratori solo di Piombino, ma di tutta la provincia. Torneremo, ci prendiamo l'impegno di affrontare, approfondire anche la questione di Piombino, grazie a Enrico Pedini, a Fabrizio Musto e a Costantino Ferraro per la loro presenza, ma la loro competenza e per le cose che hanno detto. E grazie a Fabio Vallini e Maurizio Palomba per aver lavorato per realizzare questa puntata. Arrivederci alle prossime, alla prossima puntata.